Il Pescara in Coppa per ritrovare il sorriso, soprattutto la vittoria di fronte il Pineto Bestia Nera, perché ha battuto il Pescara e il Pineto di Amaulo in precampionato, in amichevole, ma anche nel recupero dello scorso 11 ottobre, 1-0 il verdetto finale. Si comincia così, pizzare i tre pali perché Ciocci non è al meglio, c'è subito questo colpo di testa di Filippo che salta insieme con l'ex ingrosso, la palla termina di poco fuori e poi l'imbucata splendida di Aloy per il tiro al volo del numero 7 della squadra biancazzurra Masala, che però non inquadra lo specchio. E poi attenzione, brivido, perché Giambè se ne va uno contro uno con Mesic, la parata di Plizzari, il tapin fallito da Ruggero, schierato titolare, classe 2004, il gol del Pescara, 41esimo minuto, in contropiede il destro, freddezza e precisione di Vergani, sorpreso il portiere Mercorelli, e dunque Vergani che sblocca la situazione al minuto 41, Pescara 1 Pineto 0, il gol che deciderà il match. Non segnava dal 19 marzo scorso, 3-1 sulla Turris all'Adriatico. Giovanni Cornacchia si ripete, può ripetersi Vergani all'inizio del secondo tempo, bellissimo il tocco morbido a scavalcare Mercorelli, sfortunato perché colpisce il palo e poi ci riprova in questo diagonale da fermo, la palla lambisce il palo della porta di Mercorelli, poi abbandonerà il proscenio al suo posto Tommasini. Vergani che sicuramente si è ritrovato, una bella notizia per Zeman, ci prova anche Mora, autore di una buona prova, il 35enne giocatore del Pescara. E poi vediamo questa splendida iniziativa tra Tommasini e Cangiano, entrambi entrati in corso d'opera, il destro dal limite, bravo il portiere Mercorelli a dire no. Pescara batte Pineto 1-0, gol di Vergani, agli ottavi affronterà il Latina all'Adriatico. Giovanni Cornacchia.